Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. Faccio questo video perché questa è una situazione un po' anomala, una situazione che abbiamo recuperato e adesso vi dico anche come. Vi dico solamente adesso nella intro del video che sul bugiardino il 29 di settembre, oggi è il 27 di ottobre, quindi un mese di distanza, c'era scritto covata irregolare, timolo, ho messo il timolo, spera. Ecco, questa era la condizione con cui ho lasciato questa famiglia qua un mese fa. Vediamo come sta adesso. Allora ragazzi, eccoci qua. Questa famiglia qua, in cui ho scritto nel bugiardino spera, è una famiglia che secondo me si è risollevata abbastanza bene. Qui abbiamo una sponda, le api stanno ancora raccogliendo polline, non so dove possano raccogliere polline adesso, comunque ci sono api col polline. Vediamo che la popolazione non è una delle popolazioni ottimali, qua c'è un bel favo di polline. Le api sono già strette, stanno già più strette del solito perché tendono ad andare in glomere, anche se ancora non fa freddo, però vedono che il fotoperiodo è molto diminuito rispetto a prima. E qui cominciamo a vedere le prime covate. Questa qua è tutta covata, è ancora covata che non è regolare, non è bella, compatta, ma più che secondo me ha un problema di varroa, è riconducibile a un problema di api. Non è che abbiamo un numero di api abbondante, consono per poter allevare della covata in questo periodo, quindi il problema è soprattutto quello. Qui andiamo avanti, qui abbiamo ancora covata, perché le altre belle sono in blocco mentre questa qui continua a covare. Ecco, allora vedete, regina giovane ancora da segnare, ovviamente. Guarda dentro le cellette perché è ancora operativa. Qui abbiamo covato un po' a tutti gli stadi, la regina è ancora sviluppata. Questa qua sta cercando praticamente di recuperare la situazione. Come abbiamo fatto a recuperare una situazione che un mese fa davo per spacciata praticamente? Scrivendo spera sul bugiardino vuol dire che non è che avevo molte speranze riposte in questa famiglia. Come ho fatto? Allora, per scongiurare il pericolo varroa, intanto ho fatto la copertura con timolo, approfittando della promo che c'era su Alveare Naturale, di cui vi ho lasciato il codice, che ormai purtroppo è scaduto perché era un timolo a scadenza breve, scadeva nel mese di ottobre, quindi oramai la promo è andata. E quindi con quello abbiamo scongiurato il pericolo varroa. Infatti qui non abbiamo trovato api con ali deformi o cose strane. Un'altra cosa che abbiamo fatto è nutrire. Abbiamo nutrito abbondantemente questa famiglia come se fosse un nucleo piccolino, perché in fin dei conti stiamo parlando di 5 telai di api, nemmeno 5 telai belli pienotti. Quindi a una famiglia di questo tipo non deve assolutamente mai mancare il nutrimento di supporto. Cosa gli abbiamo dato? Gli abbiamo dato il candito della B-Nectar. Eccolo qui, se lo sono spazzolati alla grande. Gli ho dato il Magic, non il VN, che è la versione potenziata del VN. Adesso io, con questa famiglia, che è un caso particolare, sia chiaro, continuerò a dare candito finché sarà completamente invernata. Quindi cosa vuol dire? Finché la regina si sarà fermata e finché le api andranno completamente in glomere. A quel punto andrò a soppesare l'arnia, che sentendola così comunque è leggera, purtroppo è leggera, quindi questa famiglia qua avrà bisogno di supporto prolungato durante tutto l'anno. Però adesso mangiano perché c'è della covata e ci sono delle giornate ancora soleggiate. In inverno i consumi poi caleranno drasticamente e quindi vedrete che i consumi si ridurranno parecchio. Diciamo che con 2 kg di candito
ci fai anche più di un mese in inverno, mentre adesso con 2 kg di candito ci ho fatto un mese. Ok, adesso vado a prendere il Magic Power e io lo vado a mettere. Eccolo qua, questo è il Magic Power. I canditi della Binectar si presentano sempre così, molto solidi al tatto, però quando vanno a contatto con il calore del glomere si ammorbidiscono e riusciamo a riescono a consumarlo senza difficoltà. Come si somministra? Si somministra possibilmente direttamente sui favi, quindi si può dare anche dal buco del coprifavo, ma meglio metterlo direttamente sui favi. Quindi io lo metto adesso con l'apertura verso il basso, perché oramai le temperature qui non sono più elevate, quindi non c'è pericolo che il candito coli all'interno. Quindi si somministra in questa maniera qua. Adesso io do un panetto solo, non ne do più due, perché tra 15 giorni vengo a ricontrollare lo stato delle covate. Spero che si sia fermata la deposizione per poterle trattare in maniera definitiva, fino che siano a posto poi fino all'anno prossimo. Il favo l'ho lasciato sopra, il cielo fan ancora no, prima voglio fare i trattamenti e eventualmente sublimati, poi darò il cellofan come faccio di solito in inverno. Il cellofan ce l'ho già qua pronto, la famiglia l'abbiamo recuperata, adesso io segno sul bugiardino. Il trattamento con i timoli è finito e abbiamo, questa è una famiglia assolutamente invernabile, vediamo un pochino come va, sarà da seguire più delle altre ovviamente, ma l'abbiamo portata a un invernamento sufficiente. Per questo video ragazzi è tutto, io vi do appuntamento in un prossimo video che arriverà molto presto. Rimanete con me, rimanete collegati. Ciao a tutti ragazzi.